Buongiorno, oggi ci occuperemo di un altro esperimento che ha determinato il confine tra la fisica classica e la fisica moderna ed è l'effetto fotoelettrico. Ricordiamo che cosa intendiamo per effetto fotoelettrico. Intendiamo l'estrazione di elettroni da un metallo a seguito dell'illuminamento di questo metallo da parte di un'onda elettromagnetica, di una radiazione. L'esperimento che prendiamo in considerazione è l'esperimento di Lenard, più o meno 1902, in cui il fisico aveva creato un apparato sperimentale per studiare il fenomeno dell'estrazione di elettroni da parte di un metallo che viene illuminato da una radiazione elettromagnetica. L'apparato sperimentale lo descriviamo, è un tubo a vuoto, come questo, in cui sostanzialmente ci sono due elettrodi, uno negativo, l'elettrodo L, e un elettrodo positivo, indicato con la lettera M. Questo sistema è collegato ad un circuito in cui la particolarità è che esiste una resistenza variabile. Ricordiamo che la resistenza può variare a seconda della lunghezza, a seconda degli Ohm. Quindi se noi cambiamo la lunghezza L, cambiamo la resistenza, e questo era possibile farlo cambiando la differenza di potenziale, e la resistenza si cambia la corrente I che circola nel circuito. Allora, che cosa succede? Succede che questa radiazione illumina l'astra, l'anodo L, da cui questi elettroncini vengono fatti uscire, espulsi, diciamo così, e cominciano ad andare verso un posto che è per loro molto affascinante, che è l'elettrodo con valenza positiva, con carica positiva. Ovviamente qui avranno una energia cinetica massima, come dare un calcio ad un pallone. Quando arrivano dall'altra parte avranno un arresto, quindi avranno come energia cinetica il valore 0, quindi K uguale a 0. Quando facciamo questo esperimento si notano determinate cose. Allora, ricordiamo che la grandezza ER è l'irradiamento, definito in passato come l'energia diviso la superficie irradiata per il tempo di esposizione. I piccoli tempi di esposizione danno un grande irradiamento a parità di energia, una specie di colpo anziché una pressione costante. Aumentando l'irradiamento da R, lo raddoppiamo a 2R, notiamo che la corrente da I passa a 2I. Vediamo su questo grafico è rappresentata la corrente e su questo grafico la differenza di potenziale. Se aumentiamo a 2R, vediamo che la corrente raddoppia rispetto a un irradiamento R. Però raddoppia, ma non è una corrente che arriva a crescere in continuazione, ma raggiunge una specie di plateau dopo un certo valore. Di più aumentiamo la differenza di potenziale in questo senso, e più abbiamo una corrente che inizialmente cresce, 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 ma poi si attesta ad un valore intermedio. Non ci sono linee intermedie in questo grafico, quindi la corrente aumenta, ma fino a un certo punto. Quando gli elettroni hanno sufficiente energia cinetica K, allora loro escono da L, lo vediamo qua. Quando questi elettroni hanno una sufficiente energia cinetica, escono dall'elettrodo negativo per poter viaggiare in quello spazio lì. Se non hanno energia cinetica, non riescono ad uscire. Una volta usciti, ovviamente, si spostano verso l'elettrodo positivo. Vediamo il grafico di sopra. Quando abbiamo una alta differenza di potenziale, quindi in questa zona, abbiamo, come vediamo qua, una certa corrente. Ad alta differenza di potenziale, abbiamo una corrente molto alta. Quando la differenza di potenziale diminuisce, quindi quando ci spostiamo in queste zone,
vediamo che la corrente comincia a calare. E quando ci spostiamo in un punto negativo, cioè raggiungiamo un valore meno delta V, nel punto T, andiamo a vedere il punto T, questo punto qua, addirittura la corrente diventa negativa e poi zero. No, la corrente diventa nulla in questo punto, quando la differenza di potenziale diventa negativa. Vediamo in dettaglio. Allora, sempre l'apparato sperimentale precedente, l'elettrone si trova accostato al metallo dell'elettrodo L. Arriva la radiazione, lui uscirà con una energia cinetica e la sua energia totale sarà determinata, come al solito, da energia cinetica più energia potenziale. Quella cinetica è massima, come quando si dà il calcio ad un pallone. Quella potenziale ovviamente sarà, ricordiamoci sempre che l'energia potenziale U è uguale a V per Q, quindi abbiamo questo valore qua, perché la differenza di potenziale, il potenziale in questo punto vale 0, quindi abbiamo la carica che è quella dell'elettrone per 0 joule. Quando invece siamo arrivati dall'altra parte, l'energia cinetica finale è 0, perché il corpo si ferma, mentre il potenziale a questo punto è massimo e avremo il valore E per delta V. L'energia totale alla fine sarà E per delta V, ma l'energia iniziale e l'energia finale per conservazione devono essere uguali. Per questo motivo possiamo uguagliare l'espressione K max che avevamo ottenuto nel caso della partenza dell'elettrone all'espressione E per delta V che abbiamo ottenuto all'arrivo dell'elettrone. Da questa relazione ricaviamo che l'energia cinetica massima è quella in partenza, si può ricavare come il prodotto tra E e delta V. Maxwell, che era un fisico classico, a cosa aveva pensato? Che ogni volta che c'è un aumento di irradiamento, quindi mandiamo un'onda elettromagnetica che è molto energetica, l'aumento di energia comporta l'aumento di ampiezza dell'oscillazione. Quindi questa è un'onda poco energetica, questa è un'onda molto energetica. Vuol dire che noi prendiamo l'elettrone e lo facciamo andare molto molto velocemente a destra e a sinistra. Questo vuol dire che l'energia di radiazione, quando è sufficientemente elevata, cosa fa? Sottrae l'elettrone al metallo e rimarrà una parte di energia. Questa energia non è altro che l'energia con cui poi l'elettrone viaggia. Se non rimane nulla, l'elettrone viene estratto, ma poi rimane lì, accanto all'elettrodo. L'energia cinetica massima è ciò che resta quando tolgo, ovviamente, il lavoro di estrazione, quando ho superato la soglia di estrazione energetica per strappare l'elettrone dal metallo. Ma non è così, l'energia massima non aumenta se aumenta l'irradiamento, perché se l'irradiamento è 10 e ci vuole 4 per estrarre, ne rimangono 6 di energia, ma se l'irradiamento è 15 e ce ne vogliono 4 per estrarre, non è vero che ne rimangono 11 di energia. Non funziona così. L'energia cinetica massima aumenta solo se aumenta la frequenza della radiazione. Quindi una radiazione può estrarre in funzione della propria frequenza. Effettivamente il grafico sperimentale che vediamo in basso, dove abbiamo la frequenza sull'asse delle X e l'energia cinetica sull'asse delle Y, testimonia che per certe frequenze molto alte si ha una grande energia cinetica, per frequenze molto basse ci sia una piccola energia cinetica, ma c'è una frequenza al di sotto della quale l'elettrone non viene strappato. Questa frequenza si chiama frequenza minima, che è almeno quella che dobbiamo avere per estrarre un elettrone da un metallo. Questa frequenza minima si chiama soglia
fotoelettrica. Se io mando un'onda con una frequenza troppo bassa, quindi un'onda di questo tipo, non riesco ad estrarre l'elettrone, anche se la mando per molto 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 tempo. E se la mando per molto tempo dovrei accumulare molta energia, ma non è così, non funziona così. Quindi la fisica classica da questo punto di vista viene disillusa. Se illumino con una luce rossa, ricordiamo che una luce rossa è una luce poco frequente, una frequenza piccola, non ce la faccio ad estrarre gli elettroni, anche se lascio la luce rossa per 20 anni, quell'elettrone non sarà mai estratto, nemmeno se aumento per ore e ore il tempo di irradiamento. La fisica classica non dice questo, la fisica classica dice che l'energia si accumula, si accumula, si accumula, aumenta fino a quando poi io non ce la faccio ad estrarre l'elettrone. E qua c'è un primo problema. All'infinito avrei trasferito su L un'energia infinita. Ma se invece la luce è viola, quindi una luce viola, una luce molto frequente, allora l'energia massima e residua esiste. E quindi io riesco ad estrarre l'elettrone e a farlo viaggiare. Per Einstein, ricordiamo dalla relatività ristretta che la quantità di moto al quadrato, quadrivettore di cui abbiamo tanto parlato, è E quadro fratto C meno M0C quadro. Dal punto di vista del fotone, cioè da quella particella ipotizzata da Planck, non c'è una massa. Quindi l'energia cinetica uccide il secondo termine, la quantità di moto uccide questo secondo termine, e abbiamo che la quantità di moto è data da E fratto C. Per Planck l'energia è H per F, costante di Planck per la frequenza, quindi otteniamo che la quantità di moto di un fotone è HF fratto C, quindi dipende solo da F, perché H è una costante e C è una costante. L'unica cosa che conta per quanto riguarda l'energia di una radiazione è la quantità di moto di una radiazione e la frequenza. Ricordiamo che la quantità di moto porta con sé massa, ma porta velocità. Quindi la quantità di moto è un indice di velocità. E allora è giustificata l'idea che l'energia cinetica del fotone è un'energia cinetica che dipende esclusivamente dalla frequenza della radiazione. A questo punto Einstein dice che la luce è considerabile una specie di treno di fotoni. Quindi i fotoni sono i vagoni di un treno che viaggia alla velocità C. Ogni fotone quindi è una particella che colpisce un elettrone, è un urto tra una particella e un'altra particella. Se l'energia del fotone supera il lavoro di estrazione dell'elettrone dal metallo, allora l'elettrone può uscire dall'elettrodo. Quindi se l'energia del fotone, che è HF, batte, supera il lavoro di estrazione, ce la facciamo. HF minimo è il minimo valore di soglia per poter estrarre un elettrone. Quindi la frequenza minima per estrarre l'elettrone è data dal lavoro di estrazione, che dipende da ogni metallo. Il sodio ne ha uno, l'oro ne ha un altro, quindi questa è una costante, e la costante di Planck è anch'essa una costante, quindi la frequenza minima di soglia per l'estrazione degli elettroni dal metallo viene considerato un valore costante, tipico di ogni metallo. Ecco di seguito le conseguenze a tutto il ragionamento. L'energia cinetica massima dipende esclusivamente dalla frequenza. Questo significa che aumenta il numero di elettroni che io estraggo man mano che aumenta l'energia di irradiamento, ma non l'energia cinetica, perché l'energia cinetica è data essenzialmente dalla frequenza dell'onda, che è costante, meno quella minima della nostra estrazione. Quindi stabilita una luce, un colore, io ho un numero di elettroni piuttosto fissato.